Bentornati a un episodio di Gazzetta in Campo. Stavolta siamo a Solferino, in una, non so se il termine giusto è palestra, però una palestra di judo. Judo Le Sorgive, lo potete leggere qua dietro. Stavolta c'ho judo. E per davvero, sai che a volte si dice: ma perché non vieni? Perché c'ho judo. Questa volta c'è davvero, c'è judo. Io sono anche, Andrea, un po' in difficoltà perché sono reduce da vaccino, quindi ho un po' di timore. Te invece ti vedo grintoso, ti vedo arrabbiato. No, mi vedi arrabbiato perché io mi dico, allora abbiamo fatto questa serie per divertirci, per divertire la gente. Io temo stavolta che il reparto di ortopedia non ce lo toglie nessuno per le feste. Io eviterei, comunque andiamo stavolta a cambiarci perché c'è bisogno di un abbigliamento particolare. Poi il maestro che ci seguirà oggi ci dirà che tipo di abbigliamento. Mascherina indosso, Andrea, perché oggi non possiamo farne a meno. Sì, però tu lo sai che qui, cioè, nascono atleti che vanno alle Olimpiadi anche, eh? Cioè non è che siamo qui a divertirci. Oggi io sono molto preoccupato perché secondo me oggi le prendiamo. Però siamo circondati da bambini perché ci sono... Ma adesso, ma poi arrivano i grandi. Ma io spero che restino i bambini. Andrea, ci hanno... Come ci siamo ridotti, mi verrebbe da dire. No. Ci hanno imbragato. Sì, cioè, sì, esatto. È servito l'aiuto di un santo aiutante che ci ha dato veramente una grande mano a mettere in piedi tutti i pezzi, perché non è banale. No. Siamo riusciti anche a mettere una cintura, tu hai un grado superiore al mio, ma poi lo facciamo spiegare al maestro e sicuramente c'è l'inghippo, perché non... Io non vorrei che poi anche... Io non vorrei che i ragazzi pensassero male, non pensassero che fossi forte e mi menano ancora più forte. Infatti adesso ce l'avevamo bianca prima, però non ci stavamo perché eravamo troppo grossi per quella bianca. Speriamo comunque che possa andare bene. Sono sempre più preoccupato. Eccoci con il maestro Serenelli, ben trovato. Grazie a voi, buonasera. Maestro, ci sono tantissime cose che dobbiamo scoprire questa sera. Partiamo dalla vestizione. Andrea, siamo con un... Judogi. Esatto. Che si compone di tre pezzi, sostanzialmente. Bravissimo. Si compone di una casacca, che si chiamerebbe Wagi, una cintura che si chiama Obi, e i pantaloni che si chiamano Zubon. Che non è una parolaccia, eh? No, per carità, no, non avrei mai messo in dubbio. La cosa che mi ha colpito è che la giacca è molto resistente e anche faticoso, sì, probabilmente muoversi, almeno all'inizio. Certo, per chi non è abituato. Infatti la differenza tra la casacca per il judo e quella per il karate sta proprio nella consistenza. Nel karate, dovendosi colpire ma non prendendosi, è molto leggera. Invece nel judo ci sono le prese, ci si trasferisce energia attraverso trazioni e spinte con la presa sulla casacca, e quindi deve essere resistente a questo tipo di trazione. Abbiamo poi le cinture, come nelle tutte le arti marziali, hanno dei valori diversi a seconda dei colori. Come funziona nel judo? Allora, originariamente nel judo era aveva delle colorazioni diverse, proprio perché in Giappone il senso della gerarchia è molto presente, quindi non c'era bisogno di distinguersi così tanto. All'inizio del Novecento un maestro giapponese che viveva in Francia, rendendosi conto che gli europei questo senso della gerarchia non ce l'avevano molto sviluppato, ha inteso distinguere l'anzianità e il livello di abilità con delle cinture colorate. Oggi ormai questa tradizione è diffusa in tutto il mondo, per cui la cintura bianca del principiante è proprio quella che viene assegnata a chi inizia, per poi passare alla gialla, arancione, verde, blu, marrone, e poi cominciano dalla nera con i dan e rimane nera fino al quinto dan, diventando bianca e rossa dal sesto dan all'ottavo e poi rossa nono e decimo. Quindi Andrea, tu l'hai blu e sfiderai persone più preparate di quelle che ho io, che ho semplice verde. Che fortuna, eh? Ti è andata benissimo. Maestro, a che età si comincia a fare judo? Abbiamo visto quando siamo arrivati tantissimi bambini, a che età si può iniziare e fino a quando si può andare? Qui a Solferino, in modo particolare, dove è nata l'attività di movimento, noi non facciamo iniziare i bambini prima dei 6 anni, perché prima dei 6 anni, dai 3 ai 6, li avviamo tutti a questa attività neuromotoria che è molto più specifica per la fascia di età prescolare. In maniera ipersintetica, come si vince un combattimento di judo? Il regolamento negli anni, come in tantissimi sport, si è modificato, ha avuto dei cambiamenti. Molti puristi criticano i regolamenti moderni, ma sostanzialmente il combattimento si vince prima del limite, diciamo come il KO del pugilato, okay, che nel judo si chiama Ippon,
che vuol dire un punto. E questo si ottiene o lanciando l'avversario sulla schiena, quindi con controllo, velocità e continuità di attacco, quindi io prendo e lo lancio e lui cade sulla schiena e questo determina la vittoria prima del limite. Oppure controllandolo a terra senza che lui possa liberarsi da quella presa, con la schiena a terra per 20 secondi. Oppure dagli under 18 in avanti, quindi non per i bambini e le fasce agonistiche più piccole, anche per resa dell'avversario, per quando è sottoposto a leva articolare al gomito o per soffocamento. Quindi si porta alla resa dell'avversario senza ovviamente procurare nessun danno fisico. Ecco perché io ho strabuzzato gli occhi sul soffocamento, vero? Anche sulla resa al gomito, ti dico che un po' tutto mi aveva un pochino inquietato. E invece in un incontro equilibrato, dove non c'è nessuno che riesce a contrastare l'avversario, esatto. Esatto. Allora, c'è un mezzo ippon che si chiama Vazzari, facendone due si ottiene l'ippon, oppure ci sono anche delle sanzioni. Le sanzioni del judo, la più frequente ad esempio, è il non attaccare. Il gioco passivo, diciamo. La melina del calcio, okay, quella certo. Cosa dove io attendo, eccetera. Quindi non agisco per costruire la mia vittoria. Nel judo, da quando inizio a quando finisco, devo cercare di vincere. Il difendere il vantaggio non è ammesso, anzi è sanzionato. Arrivando a tre sanzioni hai perso. Andrea, quindi adesso direi che è il momento di chiedere al maestro Serenelli di farci vedere uno che comincia, cosa sono le prime cose che fa, cosa sono le prime cose che impara. Quindi è il momento di chiedergli di avere pietà di noi, in pratica. Esattamente quello, io ripongo il microfono e andiamo, ci spostiamo sul rosso e vediamo cosa succede sul rosso. Innanzitutto il judo non nasce né come sport né come arte marziale. Tutti lo conoscono o come arte marziale o come sport. Nessuna delle due. Non è né uno né l'altro alla sua origine. Qui abbiamo sbagliato posto, Andrea. Non è uno sport, ma adesso sentiamo perché lo è diventato. Judo nasce come attività educativa. Il professor Jigoro Kano, che a cavallo tra la fine 800 e inizio 900, ha fatto suo una serie di esperienze orientali sul combattimento, quindi le vere arti marziali, in modo particolare gli stili di jiu-jitsu, ma li ha trasformati in un'attività educativa formativa per i giovani. Cioè lui ha ereditato l'idea che le arti marziali insegnassero al combattente, al guerriero, al samurai, al cavaliere medievale, all'eroe, a come morire in campo di battaglia. E lui dice, bene, prendiamo questo esempio e noi insegniamo a come vivere. Ribaltando l'idea e quindi non più il grande sacrificio eroico, ma soprattutto avere qualcosa che mi aiuti a crescere ed essere utile nella società moderna. Quindi lo scopo del judo è creare dei cittadini più utili alla società. La prima tecnica che si impara nel judo è la caduta, meglio la rottura di caduta. La caduta normalmente è l'esercizio eseguito da colui che perde. Quindi per poter fare questo la prima cosa che devi fare è mantenerti incolume quando cadi, quindi quando combatti e l'altro ti sconfigge, la prima cosa che devi imparare è come perdere. Devi rotolare, okay? Quindi si incurva in modo che non ci sia una caduta rigida, ma arrotolata. E la battuta non è rigida. La schiena? Se uno non impara a cadere, subendo un attacco veloce, forte, ok? Uno si rialza magari con i movimenti un po' duri che avete fatto voi e porta a casa un po' di botte e di vibrazioni. Già cadere da qui fa male. Certo, si sentiva scosso. Quindi abbiamo visto che l'importante è saper cadere, Andrea, e io e te saper cadere, io soprattutto sono particolarmente rigido. Allora, passo successivo. Passo successivo è prendermi cura della caduta del compagno. Quindi giù, io lo accompagno e controllo che mi batta bene. Questa situazione è educativa perché progressivamente nel lavoro di coppia quello che vince si prenda cura
dell'incolumità dell'altro. Quindi abbiamo visto il primo step, io mi preoccupo di non farmi male. Il secondo step è preoccuparsi che non si faccia male al compagno. Quindi se lui sa cadere o se lui dimentica qualcosa nella sua caduta, sarò io a preoccuparmi della qualità della sua caduta. Però devo tenergli il braccio. Ah, non devo lasciare. Scusa, non era una rubrica cattiverca. Step successivo. Cosa dobbiamo far cadere? Far cadere l'avversario. Che poi è quello che serve, perché esatto, bisogna attaccare, non è che possiamo guardarci cadere. Bravissimo. Dobbiamo per provare a farci cadere. Anche l'apprendimento delle tecniche di lancio, di proiezione, per un principiante hanno una serie di step di approccio. Io approccio un attacco, gioco, controllo. Si deve sempre fare da tutti i due lati. Io devo educarmi a fare un movimento che apparentemente non è naturale, è abituale. Nel nostro club la star del momento è che questa sera non si è allenato con noi perché è di rientro da Napoli, dove si allenava con le Fiamme Oro. C'è Daniele Anani. Daniele Anani è un atleta che ha iniziato la sua carriera giudoistica qui presso le Sorgive e da i primi rudimenti come quelli che abbiamo visto oggi nel pomeriggio, quindi dalle prime cadute, le prime tecniche, ha fatto tutta la scalata fino alla partecipazione olimpica dell'estate scorsa. A proposito di Olimpiadi, io tra i vari momenti esaltanti che è stata questo tipo di esperienza, il momento in cui ho provato l'emozione più forte è stato il momento in cui mi sono arrivate per posta le credenziali, quindi i documenti di partecipazione alle Olimpiadi, dove questo sogno iniziava a materializzarsi. Per te invece qual è stato il momento più bello e più significativo di quel viaggio? Invece per me è stato entrare al Budokan, perché all'inizio io vedevo gli accrediti, però ancora non ci credevo, non realizzavo ancora il fatto di andare a Tokyo. Invece quando sono andato al Budokan, cioè entrare lì e vedere che ti riscaldi con i vari campioni che potrebbero uscire, che avranno il back number d'oro, cioè che hanno vinto le Olimpiadi, vederli lì vicini, cioè, vedi che è proprio un altro tipo di judo e ho avuto un'emozione forte. Difatti ho giocato anche durante il mio incontro, però. Sicuramente l'emozione può aver giocato un brutto scherzo in questa occasione come in altre, ma essere cresciuti in così breve tempo non ha permesso di stratificare altre esperienze, ma anche questa l'abbiamo messa via e viene buona per la crescita in prossime occasioni. Prossime occasioni? Sperando di arrivare a Parigi 2024 e adesso... E magari per l'Italia. Sì, è per l'Italia. Adesso penso di vincere un Open, una Coppa del Mondo che si disputerà in Croazia, sperando di arrivare tra i primi tre, anzi primo. Andrea, in questa splendida palestra qui a Solferino con tanti ragazzi, con il maestro Serenelli, chiudiamo la nostra quarta puntata della seconda stagione di Gazzetta in Campo. E la chiudiamo integri, sì, è una notizia. Stranamente sani, almeno mi sembra di aver tutti i pezzi in ordine. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio, grazie ancora maestro, grazie a voi, grazie ragazzi. Grazie a voi. Facciamo un saluto tutti insieme. Re. Grazie al judo Sorgive. Grazie.